Ci troviamo al mercatino del sabato all'interno di quello che è il contesto di Piazza Pertini nel comune di Misterbianco Centro e abbiamo chiesto alle persone se preferiscono Di Maio o Salvini a governo. Ascoltate. Prossimo governo, preferisci un Salvini o un Di Maio? Di Maio. Dobbiamo provare con Di Maio, che c'entra? Prima di provare, dico giusto, dico bene, cambiare. Dobbiamo cambiare, perché non ce la facciamo più di quello che abbiamo, che stiamo passando e abbiamo passato. Dobbiamo cambiare. Però, visti i risultati, credo che non so se riescono a mettersi d'accordo. Tra i due, se dovessi essere proprio costretto, Di Maio. Dopo 27 anni, votai Movimento 5 Stelle. Abbiamo almeno non trovato, lo faccio pure io. E perché hai votato Movimento 5 Stelle? Perché? Per cambiare, per fare una rivolta, vediamo se la vota giusta. Se ne hanno mangiato tutti i vari soldi, ora si mangia Di Maio, però a far rimanciare magari. Capisci? Ho votato 5 Stelle. La prima volta nella mia vita, perché io sono stato sempre con il sì. Di Maio. Perché Di Maio? Perché è uno di noi. Di Maio o Salvini a governo? Di Maio mi è venuto a salutare due mesi, tre mesi fa qua in questo posto. Mi è venuto a salutare, non lo posso tradire, mi scusi. Quindi Di Maio? Di Maio è mio fratello. Hanno rotto lui. Magari una terza scelta? No, completamente zero, totale, perché sono tutti, non fanno niente per nessuno. A questo non votiamo, non votiamo a nessuno che ci siamo opposti. Ma qualcuno deve pur governare? Sì, lo so, però a me non mi interessa di niente, credimi, perché sono tutto truffatore. Credimi, non c'è niente di parare, va completamente, perché non hanno fatto niente per. Perché mentre per Catania, completamente zero. Perché penso di aspettare seguiti. Si picchia una seggia, si assetto, si picchia 25.000 euro al mese e voi vedete che stiamo morendo tutta la fame. Per quello che siamo votati, per cui? Per nulla. E allora, non muoio nulla io. Di Maio o Salvini? Zero, non mi dica niente. Nessuno dei due quindi? No. De Maio. Perché? Perché mi spera fiducia. Quindi cerca il cambiamento? Il cambiamento, perfetto. Prossimo governo, preferite un Di Maio o un Salvini? Una domanda di riserva. Non c'è. Di Maio, forever, sempre, per sempre. La signora dice Di Maio. La signora. Ho le idee molto confuse perché non so, onestamente non capisco granché di quello che sta succedendo, perché hanno fatto delle leggi che in modo che non ci facciano capire niente, secondo me. Almeno o sono ignorante io proprio completamente, perché non. Quindi dice c'è incertezza? Sì, tanta. E non è un bene. E per lei, signora? La stessa cosa, condivido quello che dice l'amica mia, perché è vero, siamo confusi noi, soprattutto gli anziani, anche perché hanno avuto anche problemi ad andare a votare. Ne parlo perché mio papà ha avuto questo problema e penso come mio papà c'è stata tanta gente che non aveva le idee chiare. E quindi sono d'accordo all'amica mia. Quindi sì, siamo molto confusi anche noi giovani tra parentesi poi. Ma questo è un problema. È un problema perché nell'uno e nell'altro ci sono molti punti che coincidono tra i 5 Stelle, però bisogna vedere chi dei due può fare un passo indietro. Se non c'è questa umiltà, cioè nel benessere comune del popolo italiano, e ognuno resta bloccato, io penso che difficilmente si farà il governo. Di Maio o Salvini? Di Maio. Perché? Ma in primis per il cambiamento sicuramente, perché la disperazione ci ha spinto a tanto. Però è anche vero che chissà, a volte dove non vedono gli altri possono vedere i novellini, tra virgolette. Di Maio. Di Maio. Quindi Di Maio, perché Di Maio? Perché è un off botto, no? Non ne ho idea. Sinceramente non ne ho idea. Perché sinceramente lo dico, non ne ho idea perché non capisco. Diciamo i programmi. Dire, so fare cose buone, no, che allora i programmi che hanno. Signora, c'è dire Di Maio. Io sono indecisa, sinceramente, perché uno dice una cosa ed è giusta, l'altro ne dice un'altra e anche giusta. Si dovrebbe trovare una via di mezzo, dovrebbero unirsi. Una sintonia, dice. Ecco, dovrebbero unirsi e far sì che sistemassero le cose per bene per tutti.